Thank you.
Ah, ci siamo, benvenuti a tutti, bentornati, buonasera, grazie a Covenvi per il ride. Covenvi ha fatto un ride? Ha fatto un ride Covenvi, buonasera a tutti. Bentornati, come sempre sono Luca, accanto a me c'è il signor Eric. Ah sì? Accanto a me, in modo di dire, diciamo. non mi risultava, però vabbè. Cioè, nel senso, se c'è Luca ci capiamo. Allora, fatemi aggiustare gli audio come sempre, che l'audio di gioco è troppo basso, perché non lo so. Io direi che siamo, cioè in questo momento l'unico a esserci è Cloud, cioè Zach, però vabbè. Sì, tra l'altro ti devo streamare il gioco, che non so perché si è chiuso la prima. Sì, dovresti. Ok, siamo! Oh, eccoci qua, benvenuti, bentornati a tutti. Siamo in schermata, siamo in cattura. Allora, io ho farmato un po' in questi giorni, siccome Eric me l'ha consigliato, tra l'altro me l'ha anche ordinato stamattina, tipo livella, ho fatto sì, agli ordini. E quindi abbiamo fatto un po' di livelli. Buonasera Eri, bentornata, benvenuta. Ovviamente lo sa Eri che dovrà andarsene. Esatto, con lei che non può vedere questa live, sa che dovrà andarsene. Ha detto verrò a fare un saluto e giuro che me ne vado, perfetto. Tra l'altro sta andando molto avanti su Final Fantasy 7 da sola. Infatti fa bene perché si aspetta a te, cioè, Si aspetta a me un casino. Poi non è che la posso aiutare molto. Solo che poverina non trova materie. Yuffie l'ha persa, giustamente, come tutti i comuni mortali, Yuffie si perde. Ma non è che si può torta, cioè, basta qualsiasi foresta, non è un problema, la trovi. Cioè. Appunto, gli ho detto, poi la ritroverai. Se vuoi trovarla anche in quel momento, basta che bazzichi le foreste intorno a Jun, quindi lei dove è trovare. Che non so se ci può tornare là, perché lei è andata di già oltre mare. Comunque la troverà anche dopo, non è un problema. Appunto, gliel'ho detto, la ritroverà. Certo, c'è da sapere il metodo giusto per catturarla, tra virgolette, per farla venire tra le proprie fila. E noi l'abbiamo fatto nelle foreste di Junon. Lei non so se la rincontrerà dopo, come farà, se il metodo cambia o se è il solito, non ne ho idea. No, cambia. Tu sei rotto, non ha mai caricato l'audio quello gentilmente riscattato con i punti canali, indovina, ne ho 110.000. Faccio una breve ricerca al volo e te lo dico con certezza. E nulla, ora sta andando, mi sa, al parco giochi? Dove stai andando? Penso di sì, c'era la storia di Barrett, c'era. Insomma, ha fatto un po'. Okay. È molto avanti la signorina, è molto avanti. Infatti sono fiero di lei. E vabbè, spero che il gioco le stia piacendo. Lo spero, sono al casino. Ecco, Harry è al casino adesso. Ti farò impazzire del tutto se mi sfidi. Io non ho intenzione di sfidare nessuno, drastico, non si preoccupi. Si conservi i suoi punti. Grazie di felpa bottiglia che si è messa addosso. La solita felpa di sempre, il solito maglione, maglia, felpa, insomma, tigrato, lo vedete, no? Guarda com'è bello. Comunque non lo sto trovando, ma tranquilla che si trova anche dopo. Sembri di aver scuoiato una foca che te la sei messa addosso. Quale cetaceo sgualariato speri di imitare? Una foca tigrata. Un esemplare rarissimo. Ok, non ha tanti torti. Fa freddo, ok? Questo mi consente di tenere una temperatura corporea ottimale e di non morire assidrato in quelli di casa mia. Una foca non è un cetaceo, vero anche questo, ma dai, cosa cambia tra una foca e un cetaceo? La stazza, poi per il resto sono la solita cosa, mammiferi, pelosi sono pelosi, tirano, grassi sono grassi, pelosi? Vabbè. Okay. Ma sì, la foca è abbastanza pelosa, dai, oddio, sì, quale cetaceo peloso non lo so, però magari un micropelo la balena ce l'ha. I baffi, tu sei l'anello di congiunzione, esatto, vedi, c'è foca, Luca, balene, o cetacei in generale. Allora, va bene, comunque sia, andiamo avanti, vediamo, faccio vedere Final Fantasy dove siamo arrivati, siamo al livello 52, dal livello tipo 28 che ci eravamo lasciati, 30. Imposta probabilmente anche. Cosa?
Ci sarà da leggere un po' di posta, poi penso. Ci sarà da leggere un po' di posta, che ho fatto alcune missioni. E abbiamo un equipaggiamento abbastanza forte, grazie ai bauli e grazie a dei livelli. Come vedete, mi sono fatto un sisma PV 880%. Solo che è un po' inutile, perché tanto la vita più di 9999 non sale. Quindi bastava anche un 500%. Però non so perché alcuni hanno due materie con PV 990%. E io non capisco sta cosa, cioè non capisco il perché. Non lo comprendo. Poi ho un gran salto, più forza 56, che potrei livellare, ma ci metto una vita semplicemente a fonderle le materie, perché devi farla una per volta. Mi sono andato a farmare un sacco di magia plus. Sì. Ho formato un sacco di magia plus per fonderle uno a uno e aumentare il livello di forza e gran salto, soltanto che ci metto una vita e quindi mi sono fermato a 56, anche perché non ho punti PS per non so se si vede, ti cambio la schermata, non ho punti PS per livellarle e quindi adesso dovremmo farmare un po' di punti PS. No, non lo metto a fuoco, Eric, perché tra l'altro niente. Oh! Se l'ha capito lo stesso. Tu sei sicura di voler sposare questo spiacevole incrocio tra un calderone della strega e un opossum? I dati di Vampire! Poi abbiamo preso un Electroshock, che è molto molto forte, anche questo è tipo l'evoluzione del tripla Tundaga. Rimettere l'altra schermata, bravo. Sì, non ti preoccupare. E poi abbiamo un pugno magico che penso di dover o poter in qualche modo evolverlo nel famoso pugno costoso. Non so come fare questa evoluzione, per ora ce lo teniamo, vediamo un po' come funziona e poi insomma lo evolveremo nel pugno costoso, che è molto famoso perché a quanto pare è molto molto rotto e molto forte. Poi vabbè, un barriera magica che sono sempre utili, e la maestria potenza è al 17,99%. È molto lungo aumentare la maestria potenza, ma è lungo aumentare tutto in questo gioco. È tedioso fare tutto in questo gioco, perché ti devi mettere a farmare tremendamente tanto, cioè sei lì che madonna, vai sempre a girare, a uccidere sempre i soliti draghetti che ti droppano le solite cose, poi le sommi insieme per fare le materie più forti. La maestria potenza la potete alzare nella fight meglio che esiste per farmare la maestria potenza. Potete farmare un 0,50 a fight. Quindi capite che per arrivare al 100%, 0,50 a fight, ci vuole 200 combattimenti dove fate soltanto quello, cioè dove vi mettete lì a parare i colpi, a uccidere le persone con le materie. Insomma, è faticoso. È tedioso, ma quasi quanto, cioè comunque meno di 258/2 days. Sì, vabbè, sicuramente è più divertente farmare qua che non guardarsi un film. Mi sei frega di questi tecnicismi, vuoi iniziare a giocare o devo invocare Baal per costringerti? Cavolo, è Baal. Non ha tutti i torti. No, allora, Baal, per favore. Che dobbiamo leggere un po' di posta. Leggiamo. Anonima confidenziale, non posso dirti il mio nome, ma sono a conoscenza di qualcosa che potrebbe interessarti. Non sono la stessa persona che ti ha mandato il messaggio anonimo precedente, quindi non preoccuparti. Pare che ci sia un oggetto segreto nelle caverne sottomarine. Se qualche nemico della Shinra dovesse impossessarsene, significherebbe la fine della compagnia. Faresti davvero meglio a cercarlo. Va bene. Soltanto per te, non posso dirti il mio nome, ma sono a conoscenza di qualcosa che potrebbe interessarti. Ho sentito dire che c'è un oggetto segreto da qualche parte delle caverne, eccetera. Fa molto ridere con questo. Se un gruppo anti-Shinra deve impossessarti, va bene. Oggetto segreto. Questa è tutta Yuffie, praticamente. Da non perdere, messaggio anonimo precedente, voci dicono che c'è una gente segreta dentro le caverne, se qualche banda di criminali, sempre la solita cosa. Yuffie, avviso. Pare che ci sia un tesoro favoloso che mi aspetta nel profondo delle caverne. È mio, capito? Soltanto mio, non provare nemmeno a sfiorarlo con quelle manacce. Dopo tutta la fatica che ho fatto non posso permettere che sia tu a portartelo a casa. E invece saremo noi a portarcelo a casa. Questa era la materia Bahamut Furia che abbiamo. Non c'è Kari, vero? Niente. No, non c'è Kari. Facciamo così, ogni minuto di chiacchiere buriose è un mese in meno di vita per Covenvi. Perché io... perché il grigio mi serve vivo e longevo. Esatto. Allora, abbiamo anche un negozio... Io a tutti per il motivo molto semplice, che è perché è più...
così c'è più sofferenza nel sopravvivere. Abbiamo anche dei negozi che ci vendono non a poco delle cose molto interessanti, che sono gli attacchi elementali e le difese alterate, non interessanti per il gameplay, o meglio, io ancora non ne ho capito bene il loro funzionamento, ma sono interessanti per le fusioni di materie, perché queste permettono di trasferire su di esse degli effetti che volete. Quindi se portate una materia base a forza 50, poi potete mettere nella difesa alterata la forza 50 di quella materia, ok? E grazie a questa difesa alterata poi si può unire a un'altra materia per tramandare la forza. Quindi per questo sono importanti. Ho evocato Kairi. Ha evocato Kairi, esatto. Non ci sta l'intro della PSP. Lo metteremo l'intro della PSP. Se io domani ipoteticamente venissi a Palermo. Che fai? Ok. Allora, io andrei avanti, facciamo le meraviglie, poi Kairi, se hai qualche consiglio su materie da darmi, ti faccio un attimino il recap. Bene che adesso saremo qui. Esatto, adesso facciamo il culo a tutti. Non l'hai fatta. No, sì, l'ho visto che dovrebbe piovere anche domani, infatti sono indeciso per quello, perché ci va una mia amica e ho tentato di farle compagnia ma non mi scoccia, quindi non lo so. Cioè, mi sai che la passeggiata, però l'idea di passeggiare sotto l'acqua non è proprio il massimo della vita. Eh no. Ne convieni? Ora, io devo riparlare con i bambini? Secondo me no, però. Io parlo con tutti. È un freddo cane. Ha nevicato a Palermo. Nevicato? Kai, ieri ha detto che nevicava. Nevicava? In che senso? Ieri sera. La neve per finta. Ora, io devo ucciderli tutti, vero? Senza farli esplodere. Nulla di più semplice adesso. Cioè, io volevo andare in montagna perché mi toccherebbe Palermo. Abbiamo il gran salto. E Madosca. Si depositava proprio. Invece non si uccidono. Si uccidono perché sei scarso. Non si uccidono perché sono molto scarso. Dov'è l'altro? È esploso? Non mi dire che è esploso. Spero che tu l'abbia esploso, ma non c'è problema. Dov'è? Non è che è esploso sul serio? Io non mi ha fatto danni, non mi ha fatto nulla. Ho ottenuto frammento d'oro, quindi mi sa che è andata bene, giusto? Se vieni mi dispiacerebbe non incontrarti, ma te lo dico, sono sincero, a questo tempo non mi muovo di casa. Beh, anche l'altra volta c'eravamo lo tempo, insomma. Ci sei riuscito? Ok. Abbiamo un frammento d'oro adesso, Eric. Ce l'abbiamo. Quindi adesso con chi devo parlare? Con loro? No. Forse glielo devi dire. Vabbè, provaci lo stesso, ma probabilmente glielo devi dire quello che ti ha dato la quest. Quindi devo tornare al bambino nel villaggio? Eh sì. Ok. Tu vieni sempre col tempo nero. Devi parlare con l'altro bimbo. Perfetto, andiamo. Andiamo a parlare con l'altro bimbo. Activating combat mode. Io ve lo dico subito, spammerò questo salto in una maniera allucinante. Cos'è gran salto? È gran salto con... come gran passo. È un gran salto con forza più 56. Che tra l'altro, cioè, ha guarda. Le cose che ha fatto fare Kairi o cosa? No, Kairi alla fine non mi ha mandato niente. Io ho fatto un video di testa mio, esatto. E tra l'altro lo posso aumentare tanto. Cioè, guardate, gran salto, vado qua. Questo è il procedimento. Guardate quanti bonus mag plus ho. Ne seleziono uno, mi dà un più uno a forza al gran salto. Quindi lo fai così all'infinito per avere il gran salto al più 100, sostanzialmente. Lo fai così per altre materie. La cosa difficile è portare il gran salto, comunque trasformare un gran salto che abbia forza più 56. Quella è la parte bastarda.
che non, ancora non mi torna bene con tutte le materie, perché non conosco bene le fusioni e le trasformazioni. Ormai è abbastanza ore per decidere cosa pensi di Zack, da me chiamato Zacco, scusami. Ah, che figurati. E cosa ne penso di Zack? Cosa ne penso di Zack? Zack è un personaggio pulito, un personaggio cristallino, è un personaggio molto sentimentale. Anche la quest poi della missione Shira, ma forse puoi fare anche effettivamente, non puoi farla dopo, mi pare che forse fa parte delle meraviglie, non ne ho minima idea. Una briglia. Guidiamo dei chocobi? Sì. Una cassaforte che ride, pauroso, vero? Esatto. Ti tocca. Mi tocca fare la cassaforte. Che palle, aiutatemi. Non ti possiamo aiutare, te l'ho detto che è procedurale a caso. Lo so, ma non ho capito. Non ho capito bene. Contare, te la farai a contare nella tua vita. Ma non ho capito cosa. Ora vediamo. Ora vediamo. Vai, vai tranquillo. Ora vediamo. Non deve essere impossibile. Te lo dico io. Brava, anche brava, io, cara. Salviamo. Gira tutto qua sotto, perché tanto ci serve anche qua sotto. Ok. Un po' buio il gioco. Un po' buio qua sotto. Non si vede una... niente. Dovrebbe essere le stampe. Sì, devi guardare tutte le serrature che puoi guardare. Ok, qui non c'è niente. Le serrature. Ah no. Ah, invece. Allora. Allora, qui ci sono le sedie. Ok, quindi una, due. Okay. Due sedie ci sono. Sono due. Segna... Sì. Due sedie, vabbè, dai, due sedie. Due sedie, dai, due sedie. Qua ci sono questi, però occhio che alcuni di questi spariscono e riappaiono. Ok, uno. Uno per ora. Non ne vedo altri che riappaiono. Apparentemente uno. Un coso. Mi ricordo come si chiama. Un coso. Ok, e queste le abbiamo fatte. Poi su due porte. C'erano le due porte, esatto. Allora, questa. Ah no, però questa si apre. Quindi non è questa. Ok. Qui ci sono boh, 3, 4. No, le mele devi contare. Le mele. Allora una mela. Sicuro non dovessi contare le pozioni qui, perché qui sono una, due pozioni. Due pozioni slash una mela. C'ho la risposta a cari, secondo me, sulle mele, lo potrei ricordare male. Sono mele e mele. Lattine. Ma le lattine non ci sono, sono pozioni quelle. Vabbè, intanto vai avanti, tanto al massimo l'ultima si fa... Saranno tre allora, se le lattine sono quelle cose verdi. Si va a esclusione. Ok. Tanto meglio. E mentre di qua... No. Non c'è niente. Qui non c'è niente. E allora qual è l'altra stanza? Qui da qualche parte... Ok, qui invece c'erano i libri da contare, giusto? Credo i libri fuori posto. Sì, i libri fuori posto sono 1, 2, sedie a terra. E poi ci sono anche quelli lì in alto. Dovrebbero essere anche quelli fuori posto o no? 1, 2, 3, 4. Vabbè, 2/6. Non c'era nient'altro da destra a sinistra, no? No, sono 4 stanze con la serratura, le abbiamo viste tutte. Sono... L'hai vista tutta la stanza? Sì, dire, sì, vero? Sì, sì, non si poteva girare da altre parti. Ok, quindi ora 2 o 6 libri. Ora non mi ricordo l'ordine. Conoscenza straripante. Presenza Il secondo sui libri, il secondo sui mostri.
Ok, quindi 6-1. Contro le sedie. Quindi 6-1. Le mele forse erano 3, giusto? Forse. O, insomma, ho 3 o 1. E le sedie 2. Quindi 6-1, 3-2. O 6-1... Sono 1-2-4 in pratica. Libri, mostri, mele e sedie. Ok, proviamo. Proviamo 6. Non funzionerà mai. 6, mostri 1. Mele o era 1 o era 3 o 4. Non lo so. Sedie 2. Quindi 6-1-1-2, proviamo. Ah, perfetto. Mi ho detto che era 1. Oh! Quello è... Ah sì, era un mostro a forma di cactus. Un chiactus. Chiactus. C'è altro, no? No. Solo colpo vitale. Quindi colpo vitale e il mostro. Va bene, si chiama il mostro? Dove è andato, no, però? Era dal tipo, non c'è niente da fare. Ah, ok, più. Ok. Beh, è stato semplice. Mi ricordi cosa c'era qui dentro il Final Fantasy VII? Ma qui c'era tutto in Final Fantasy VII. C'era tutto, è la stanza più importante, quello è il laboratorio di Ojo, di... Un'evocazione che non ricordo chi fosse, è un mostro molto stronzo anche in quella cassaforte. Molto molto forte. Sì? Per la privi ti attaccavo. Non me lo ricordo assolutamente. La doppia faccia rosso-blu mi pare. Ah, vero. Gli attacchi fisici sbagliatissimi. E la cassaforte era a tempo. Accidente. Era a tempo. Veramente? Non lo ricordavo. Nemmeno io. Un chiactus? Mi pare che abbiamo detto con Kai l'altra volta che più di questo non puoi fare per adesso. Un mistero che arriva dal profondo della terra. Ma che ci sono delle caverne sotto la residenza Shinra? Da quelle oscure grotte si possono udire degli elementi che fanno gelare il sangue nelle vene. In modo per arrivarci, usare delle scale segrete si trovano al primo piano della villa. Dicono che un tizio di soldi e di nome Sephiroth abbia la chiave. Questa è la mente meraviglia. Perché non vai a indagare? Perché... Ah, fino a 5, quindi posso andare adesso? Proviamo, ma non penso di poter scendere sotto. Infatti non ci puoi andare. Fino a 5, quindi 5, la quinta è esclusa. Va bene, prima con Seppo. E allora noi andiamo da Seppo adesso. Anche perché la chiave ce l'ha lui, quindi. Tanto ci scenderemo insieme, no? O no? No, forse mi sa di no adesso. Infatti un salvino. Eh sì, e adesso ritorniamo al punto che abbiamo già visto in live l'altra volta, quindi non c'è bisogno di farvelo vedere. Saltiamo le cutscene, arriviamo dove eravamo rimasti. Ora saltiamo le problemi, tanto... Ma perché? L'abbiamo già viste. Ora c'è il tour, c'è la nostra guida, quello, quell'altro, poi arrivano, poi faccio rivedere il discorso con Genesis, se lo voglio rivedere anch'io. va bene, qua appoggio qua e non faccio niente. Ma posso dirvi che lei pesta più di voi, forse? Eh sì, di sicuro più di Cloud che l'ha fermata. Infatti fa molto ridere sta cosa, fa molto ridere a pensare ai cazzotti che ti farà a Sephiroth. Sai, la parte in cui, se ti ricordi, in Final Fantasy VII c'era uno scontro poco prima di arrivare a Nibelheim. Dove c'era Sephiroth che tipo c'era un Molbor gigante contro come nemico
C'era Cloud che faceva tipo 25 con una spadata. Esatto, ma sai, però fa un tundaga. Life 3 e ti risorgeva con tutta la vita. Facciamo un po' di show. Sephiroth fa sempre show. Arriva e sistema le cose. Una vita semplice la sua. La prima metà almeno. Ora vede il mostro. Così, forse anche mi piaceva di più con i capelli di prima, Zack. Sì, sì, sta decisamente meglio i capelli di prima. I capelli sono un po' brutti. Detto, la parte importante di questa cutscene è la presenza a noi sconosciuta finora, no? Chi conosceva Final Fantasy originale di Genesis. Vero? Ma anche di NG. Però non c'è qua. Sorega monster no shōtai. Futsū no soldier te? Anta wa chigau no ka? Beh, in realtà però c'è anche da dire che forse tu la vedevi fino a un certo punto questa cutscene, perché comunque no, questa cutscene nell'originale Zack non c'è proprio, che ovviamente sappiamo che c'è al posto di Zack. Cloud, quindi la vedevi comunque parziale, quindi in un certo senso questa te la possiamo perdonare. Sì, sì, questo sì. No, questa parte proprio penso non si vedesse. Anche no. Perché questi discorsi Sephiroth a Cloud li fa nel sotterraneo del... sia Cloud che Zack che si affacciano a vedere il mostro, però quelli sì. Nella cosa di incubazione. Hai Lama Dispel e Mura? Allora, Mura sicuramente sì. Lama Dispel non lo so. Non lo so. Mura, se non ce l'abbiamo, la possiamo fare semplice, penso. Lama Dispel... Non so nemmeno che cos'è Lama Dispel, perché... Anche Mura mi sa che... Oddio, forse sì, è Mura. Sì, sì, no, ma lo vedi a calma, però comunque lo vedi un po' parzialmente. Omae wa monster da. Ci avevano risparmiato la singola delle persone, no? Genes, yappari ikite itaru ka? Kono jōtai o ikite iru to iu naraba na. Genova Project to wa nanda? Genova Project wa katsute okonawareta jikken no soushou da. Genova no saibou o tsukatta jikken no na. Aha. サイボー哀れなセフィロス。お前は母親に会ったことなどないはずだ。名前を聞かされていただけだろ。どんな姿を思い描いていたんだか知らないが。ジェニス、やめろ!ジェノバは2000年前の地層から発見されたモンスターだ。 E qui dice che Genova è un mostro, giustamente, mostro, quello di lì. E appunto, vabbè, però, per loro. E qui c'è il rifiuto. Genova Project G wa Anjiru Omi, ore no yona monster o tsukuri dashita. Genova Project S wa S. 失敗したあまたのプロジェクトを踏み台に作り出された完璧なるモンスター。俺に何ができる? お前には他者への
情報が拡散しない、つまり劣化が起こらないということだ。お前の細胞を分けてくれ。君よ、恋願え。命育む女神の贈り物を。お前の言葉が俺を惑わせるためのたわごとか、それとも俺が探し求めた真実なのか。どちらにせよ朽ち果てろ。なるほど、さすがは完璧なるモンスター。獣たちの戦いが世に終わりをもたらすとき、暗き空より女神が舞い降りる。光と闇の翼を広げ、至福へと導く。贈り物とともに。E che ancora non ho capito se si riferisce alla fine di Final Fantasy VII, che poi quello è, cioè la guerra tra le bestie, la creatura che scende dal cielo a salvarli tutti, che poi è rappresentata dalla nostra materia finale, ora non mi ricordo come si chiamano le materie fighe, quella nera e quella lucente. Non mi li vorrei rileggere tutti questi poemi di Loveless, però... Però è roba di... Non lo so quanto senso. No, non lo so se è proprio sua, ma comunque. Non mi convince. E sono forti i nostri amici, eh? Vabbè. Pugno magico! Oh! Pugno magico! Ok, 20.000 di critico, mi vedete perché? Perché da una percentuale in poi della maestria potence gli si sblocca praticamente il limite, ok? Quindi se voi potete fare massimo 9.999 danni, in maestria potence potete farne fino a 100.000 invece che fino a 10.000, ok? In base a quanto è la maestria e in base ai valori. Vai, ti fa. C'era un baule nella cazzina. Ma porca, ma che volete voi? Perché loro sono contro di noi? Chi vi ha chiamato? Cappa bianca. Devo proteggerli? O posso andare? Secondo me puoi andare, però non lo so. Massimo di fermità. Che poi scompaiono con i nemici, quindi non penso. Poi questi sono forse cloni. Sì, sono legionari G, quindi sì, sono cloni del progetto G, che non mi ricordo come si chiama la madre di Angie. Gillian. Ok. Va bene, andiamo dritti, equilibriamo la strada, tanto questi sono scherzetti. Tu cammini nel contorno della mappa, lieviti gli scontri. Sì. Volevo rollarmela un po', ho detto vabbè, gli libero la strada. Però sì, non importa. Le schippa, però poi... E poi la ruola. Bellissimo, Sisma è bellissimo. Sono tutti belli, anche Electroshock è bellissimo. Ok.
Non so qualche spiegazione per questo, cioè, le fusioni sulle cose. È un gioco un po' casinista da questo punto di vista, lo trovo. È tanto casinista dal punto di vista delle fusioni. Ricorda molto Birth by Sleep, appunto. Ricorda molto Kingdom Hearts, che ha quel sistema identico, identico, sì, di fusioni. Devi... Cosa? Vuoi andare alla villa? C'è una meraviglia. Ah, si può andare adesso? Si può andare adesso? Andiamo adesso. Ignoriamo barbaramente loro che stanno... Perché adesso c'è Seppo praticamente alla villa. Avrà aperto. Oh, ho salvato ora, che ne sa. Ok. No. Cazzo, ho sbagliato. Proprio no. No. Non è aperto. Non posso ancora, non posso. A meno che non sia un'altra la porta. Ok. E vabbè, si ritorna dopo. Fatto bene a controllare, tanto. Fa che non posso... Potevano mettermelo il salto, maledetti. Ma sicuri. Un saltino potevano metterlo, giusto per girare per le mappe, anche perché a parte sono tutte linee lisse. I cloud sono morti. Ah, è carino, aspettavo su confine. Sì, sì, me l'aspettavano lì, mi aspettavo. Che poi quello distrutto è solo cloud, però vabbè. Ora è alla villa. Gome. Perché questo stile da cowboy? Ma che ne so. Vabbè, il suo maestro è un po' cowboy, quindi no? Non ce l'ha anche il suo maestro il cappello da cowboy? Mi ricordo. Guarda che bella spada lì, poggiata lì. Come fa a non cadere? Guarda, guarda, queste scene sono fighe. Io piangerò. Tifa wa buji da. Anshin shiro. Ore mo soldier dattara na. Zax. Soldier wa monster mitai na mon da. Yametoke. 何があったんだ。分かんね。分かってたつもりだったけど。Mettere le scarpe sul letto. そういやお前、ティファとは知り合い?まあね。話したのか?いや。 なんかわけがあるんだろうけど それでいいのか? Povero Cloud. 俺なんかさ俺はソルジャーだから 戦っていればいいんだ 面倒なこと考えるのは誰かに任せておけばいいんだ 何が起こってる? 敵は誰だ? んなことはどうでもいいんだよ! なあ、 ザックス、 その件すごいよな。 憧れるよ。 La spada che userà Cloud per 5 minuti. Che lascerà poi nel dimenticatoio. そっちの方がもったいない。剣よりもお前の方が大切だ。ほんの少しな。夢を抱きしめろ。そしてどんな時でもソルジャーの誇りは手放すな。 これは 夢と誇りの象徴なんだ。
ア。そのものだ。俺、見失うところだった。ありがとな、クラウド。え？よし！ecco. Toriaez, nere! Va bene. Cosa? Che c'è? No, niente. che è successo? Che è successo, Eric? Che è successo? Game. Esci dalla locanda. Aspetta un attimo. Va bene, Cloud. Beh, un attimo, nel senso, due chiacchiere si potevano fare, non è che... C'è nulla. Posso subito, possiamo uscire dalla stanza, posso arrivo Cloud, allora. Ehi, vuoi venire da me? Voglio farti assaggiare la cucina di mia madre. Oggi dovrebbe aver preparato lo stufato, è buonissimo, credimi, è un po' di tempo che non possiamo salutarla. Quindi, posso salutarla, quindi pensavo che potremmo andare insieme. Va bene. Quel tizio sta bene, mi preoccupa un po', sembrava che fosse ferito piuttosto seriamente, meno male che c'eri tu. Grazie, Zack, avevo sentito dire che quelli di Soldier sono dei veri duri. Spero che potremo parlarne un po' di più nei prossimi giorni, perché vorrei chiederti una cosa, ecco. Ecco. Una cosa che sa di che sa cosa vorrei chiedergli. Ok, facciamo un salvataggio veloce, veloce. Parliamo con i tizi qua alla locanda, magari hanno qualcosa. No! Non hanno niente da dire. Sephiroth è in un yashiki di Rumita. Ano dekai yashiki no koto? So. Mukashi kara Shinra no mono nano. Va bene. Pelle rossa. Noi di Pelle Rossa abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di avvistamenti di Genesis. Se è davvero vivo, contrariamente ai rapporti che lo davano per deceduto, è forse possibile che abbia finalmente risolto l'enigma che avvolge il dono della Dea? Siamo sicuri che Genesis sia nel giusto e lo sopporteremo con tutti i nostri mezzi. Va bene, fan club di Genesis. Erit? Mosh mosh! Non c'è la videochiamata. Appunto, che fai? Tira l'orecchio, che la parla. Tranquilla, siamo due cari. Ci rivedremo, è una promessa. È una promessa, Eric. Aspettami ancora un po', Erit, aspettami ancora un po'. Ok, adesso possiamo andare alla residenza, però prima devo parlare col bambino. Boh, fatemi parlare col bambino e poi andiamo alla residenza. Parla con te. Ma già che devo andare a casa di Cloud. Buongiorno anche a lei. Non era questa casa di Cloud, dov'è casa di Cloud? Non so se ci può andare davvero. Ah no, sì, c'è. No, il pallino arancione è quello del bambino. C'è la porta della locanda. E c'è un tizio che corre verso. Guarda, guarda lei come viaggia. Lì non dovrebbe esserci casa di Cloud. Poi non c'è nemmeno un segnalino. No, ma non credo. Non so se ci può andare. Non so, ma... Forse dopo. Dopo sta cosa? No, ok, no. Accidenti, madonna. Non c'hanno chi parlare, sta gente. Tutti a me devono scrivere. Immagino che tu sia molto impegnato il tuo incarico. Ci stai mettendo più del previsto? Cosa assicurarmi che Harry stesse bene, ma i Torx stavano già proteggendo. Non so per quale motivo. A ogni modo ha detto che il suo carrello per i fiori ha perso una ruota, è inutilizzabile. No! Mi sono offerto di riparaglielo, ma ho rifiutato. Sto aspettando che tu torni ad aggiustarlo, quindi vedi di darti una mossa. Va bene, maledetto. Ma c'ha tre carrelli, c'ha... Usane un altro. Sephiroth non lo capisco proprio, i soldi sono tutti come lui. Oh, c'è qualche ragazzo biondo. Qualsiasi ragazza vorrebbe
avere un soldier biondo al suo fianco nei momenti di difficoltà. Beh, è inutile rimanere ad aspettare il mio biondo principe azzurro, così ho deciso di imparare a difendermi da sola. Il mio maestro dice che sono portata. Ok, ha detto abbastanza volte biondo per far capire a Zack di chi stesse parlando. Il problema è che Zack non riconosce Cloud a nemmeno a 5 metri di distanza, quindi figurati se si è accorto che è biondo. Lo avrà venduto per 10.000 kill, se possibile. Penso che sempre... Ma aveva anche l'altro, ce n'ha tre, ce n'ha... Uno l'ha venduto, uno è rotto, quello bello dovrebbe averlo, o quello primo, insomma. Penso che Sephiroth sia nella stanza che si trova sulla destra, al primo piano. Grazie, amico, che non so chi sei. Beh, sarà Cloud. Continuano a scrivere. Continuano, sì. Luxier. Ciao di nuovo, Zacco. Ho saputo che stai svolgendo un incarico con Sephiroth. Sembrerebbe che alla fine tu sia riuscito a metterti in contatto con lui. Ho anche sentito che Sephiroth stesso ti ha scelto espressamente per questo incarico. I soldi di prima classe più importanti sono dispersi e Sephiroth non è il tipo che si occupa dei suoi sottoposti. Magari da in avanti sarai tu a guidarci. Stai diventando importante e ti seguirò fino alla fine, Zack. Va bene. Quasi dimenticavo. Non dire a nessuno in Soldier che ho chiesto il tizio biondo, d'accordo? E allora scusa, che cazzo? Ma noi non gli rispondiamo più che altro. Andiamo. Scendiamo questi gradini. Invece no, teletrasportati subito qua. Non posso. No. Genio proprio. E di solito me lo chiede, però se voglio uscire dall'area, cambiare, invece adesso è andato automatico. Volevo andare a vedere se c'era la tomba di Vincent da qualche parte. Poi scendi, poi ne parliamo di Vincent. Activating combat. Ok. Madonna. Poi volte ritorno. Chiave della bara ho ottenuto. Vedi? Oh. Scusa, ma se la apriamo adesso la bara... Adesso non c'è ancora Vincent nella bara? Boh. Copriamo. È quella la porta? No, vabbè, una di queste porte. Activating combat mode. Va bene, Sagahin, va bene. Mi spiace per te. Un'altra chiave della bara. Va bene, grazie per il livello. Ok. Prima il baule e poi le bare. Vediamo se la becchia la prima. Ma mi sembra che era questa a sinistra. No, e invece. Magari è l'altra porta. Boh. Ce n'è troppe di bare. Ma noi uccideremo tutti i Sakahin. E allora... Qua, tutte queste sono le barre da aprire? Cioè, posso aprire anche queste? No, queste no, queste sono per bellezza, quindi è l'altra porta. Solo che, infatti, adesso mi serve lui, mi serve. Meno male che ci droppano sempre la chiave. Io l'ho trovato subito, gnè. Se vai a caso, vai a caso, Cos'è quell'affare bruttissimo lì per te? Non sarà questa nemmeno. E invece... Così! vabbè, quindi posso riutilizzarla la chiave, però non parte dovrei averla. Sì. Va bene, giusto per... Beh, ne hai risolto la meraviglia, mi sa. Ah, questa era la meraviglia. Puoi andare direttamente al bambino, forse, adesso. Tanto prenditi da quel consigliere. Talismano. Va bene, quindi torniamo subito al bambino o facciamo altro? Ma... Non so, penso ci puoi tornare perché in realtà no, vai avanti con la quest. Poi non me lo ricordo con certezza. Ecco, Kairi dice bambino. Ok, allora andiamo dal bambino subito. Corri. Niente, un Tark.
Ti deve dare la 6, infatti. Sì, ma dai, poteva darmela anche dopo la 6. Certo, in questo gioco, come ben vedi, la consecuzio è molto così. Eh sì, perché va ad aree, quindi se ti perdi quelle cose inerenti a quell'area non ci puoi più tornare, come Costa del Sol. Non... Sei a tempo, in caso sei. È a tempo cosa? Forse la sesta meraviglia. Bene, salviamo. Salviamo lì vicino a lui. Niblame. Ok, qui c'era. Ah sì, devo andare dentro però. Senta a me. Pensavo fosse in piazza, invece no. Hai 60 secondi per trovare la sesta meraviglia. Micchia! Addirittura un minuto. Un minuto è pochissimo. Se non si deve cercare, un minuto è tremendo. Un tesoro nelle fiamme. Un'altra formazione, mi dispiace, riuscire a scoprire qualcosa comunque. Cercherà di scoprire qualcosa di più nel frattempo, perciò abbi pazienza. Prova a dire, cercherà di scoprire qualcosa nel frattempo. Sei sicura si fa ora questa, Kali? No, ma di trama, appunto, infatti, dopo. Ok. E allora, torniamo alla mansion. Eccola qua, la nostra Shira Mansion, bellissima. Shira. Prima era di... del padre di Aerith. E poi di Ojo. Diciamo che è del presidente, poi. Sì. Ma giusto, questa era la sala del padre di Aerith, di Coso, di Ghast. Non mi ricordo mai come si chiama, Ghast, vero? Sì, mi pare che ci fosse Ghast qua. Ma forse c'è anche Ojo. Sì, Ojo dopo, sicuramente, a studiare gli stessi... Io me la ricordo più o meno, Kairi, se intendi la meraviglia, sì, cioè ho un certo ricordo di capire per più o meno quando si faceva. Tra le fiamme. Beh. O è qua, dove c'è il vulcano lì. O sarà tra le fiamme. Forse quando Niblheim prende fuoco, non lo so. Ma non avrebbe senso. Ok, ci sono degli scheletrini. Ma abbiamo fatto tutto. Possiamo andare. Sì, penso che non sarà più possibile tornare indietro. Ok. Io non ho visitato bene il reattore, la montagna, quello, non so se c'era qualcos'altro. Eh sì. Sono Gasto Genova to ムエギル 1977年7月7日ジェノバを古代種と確認ムエギル1977年9月13日ジェノバプロジェクト承認マコーロ1号機使用許可俺の母の名はジェノバジェノバプロジェクトこれは偶然なのか Ma dai. どうして教えてくれなかった? Povero, povero. Era più grande questo posto. No? Questa è la sala oltre. Sì. Vorrei rimanere da solo. E io che cazzo sono venuto a fare qui? Perdonami. Se tu vuoi rimanere da solo, io che ci sono entrato a fare? Non c'è niente. Quindi questa è l'anticamera. Esatto. Però non c'è niente nemmeno qui, a parte vedere le capsule famose, no?
in cui a breve ci troveremo. Ma per il resto... Ah, va bene. E da lì è impazzito. Marude nanika ni toritsukareta ka no youni shomotsu o yomi asari. Guarda come Luigi aveva le pagine col vento, ci soffiava. Chikashitsu no akari wa. Tra l'altro da destra a sinistra le sta sfogliando. Ovvio. Sono giapponesi. Sono giapponesi. Quindi tutti i libri in Giappone si leggono da destra a sinistra? Ah, sì. Infine, dopo 7 giorni. Se scrivono da destra a sinistra, cioè da sinistra, vabbè, da destra a sinistra. Quindi. Vabbè, ma io so che il Giappone, cioè quelle lingue si possono scrivere in tutti. Esatto, esatto. Beh, ha poco senso che una delle meraviglie accertate si trovi per forza in un momento singolare della città. E aiutiamola. Ecco perché. Fidati del tuo istinto e trai in salvo la madre del ragazzo all'edificio. Fidati del tuo istinto, che vuol dire esattamente, signore? Percorsi alla cieca, te l'ha appena scritto Chiacari. Percorsi alla cieca, e quindi? Tu premi i bottoni e ecco, muoviti. Ok, sto andando da qualche parte. Sto salendo. Sono lì. No, sto riscendendo. Dove cavolo mi trovo? Ok, ci sono. Oh no. Quindi si sale, si scende, si va di là, si torna indietro. No, c'era tipo delle scale qui da qualche parte. Ok. Easy. Ecco. Guardalo lui come stiracchia le cose. Moshikashitara kore ga dai 6 no hono no naka no takaramono wa zenzen fushigi janai kedo sore ya 7 tsume no fushigi wa sou da ne. Bonus forza più più. Va bene, quindi per la prossima ci sarà da aspettare sicuramente. Povero Cloud. Ok. Qui posso andare per forza di là. Ma non posso entrare. Eccolo. Sephiroth, che fai? Ma che... La scena famosa. E va bene. Rip Niblheim. Cari. Ha potuto. Zack, ha potuto. C'è poco cose da dire. Non fate incazzare Sephiroth che... Dovevano pensarci prima. Questi so che danno un sacco di esperienza. Infatti ci sono delle guide di farming. Ma come? Cloud è morto. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Sei venuto a messo fuoco l'intero paese. Ti fa il suo padre, non hanno inseguito. Devi fermarli. E fermiamoli. Allora, ci saranno altri bauli? Non lo so, andiamo a vedere. Magari è ricomparso un altro baule in questa da... questo frangente. Invece, assolutamente no. Assolutamente no.
E torniamo indietro. Non posso fuggire nemmeno. Perché ci so- perché non posso fuggire e perché ci sono loro bastardi qui che hanno un bordello di vita. No, no, no. E vabbè. È esploso. Te frega. Oh mio Dio. Muori. Guarda che cioè, questo gran salto è bellissimo. 10.000 di danni. Queste cose in fantasy 8 ti davano qualche ingrediente di qualche arma importante. Però potrei dire una cazzata. Ci sta, eh. Ora qui droppano macoliti, quindi lì nell'occhio la differenza se le armi non le compri, ma le devi potenziare tu. Cioè, okay, c'hai la rivista Armi Mese che ti spiega come fai le armi, con quali pezzi si fanno le cose, quindi tu devi mettere insieme i pezzi e poi dall'armiere li puoi fare. Ok. Sì, avrei preferito anche qua una scelta di armi o un modo per appunto separare la forza del personaggio con quella delle armi, perché è strano mettere forza alle materie per farti fare più danno all'arma, insomma, un pochino... Ma non è vero. Tu salvi sempre su quello, mi raccomando, così se vuoi vedere qualcosa lo puoi fare. Ok. Andiamo nel reattore. C'è la cutscene? E invece la nostra Tifa a terra. Sephiroth mi ha rubato la vita. Kirai. Shinra mo. Soruja mo. Anata mo. Minna kirai. Cazzato nero. Questo. Vai Zack, vai. Quante emozioni intense che prova questo ragazzo. Insieme con la Hoshio torimodoso yo. Ore. Ii koto o kangaetan da. Guarda che bella questa scena così. Yakusoku no chi e iko. Kaasan. Sephiroth! なぜ村人たちを殺した？なぜティファを傷つけた？答えろセフィロス！母さん、また奴らが来たよ。母さんは優れた能力と知識でこの星の支配者になるはずだった。けどあいつらが、何の取り柄もないあいつらが母さんからこの星を奪ったんだよね。でももう悲しまないで。俺と一緒に行こう。Di fluidi che escono. やっと会えたね、母さん。セフィロス、あんたどうしちまったんだよ。セフィロス、信頼してたのに。Ah, siamo caduti. Non c'era uno scontro diverso con Sephiroth? Tipo sulle scale? No, non proprio.
non così. Eccoci qua. Perfetto. O meglio, in realtà non lo sai. Vieni, Sephiroth, vieni a prenderle un po' da questo Zacco overlivellato. E invece... il guardo che... Wow. Prendente a sorpresa, ma tanto c'ha... Ok. Vediamo il gran salto quanto male fa. Poco. Questo, se lo prendesse più di una volta, sarebbe meglio. Otaku. Bravo. Potenza zero. Però glieli stiamo parlando tutti, guarda. Vabbè, dai, 5000 danni. Solo per quello 2090, no. Sì, ma fatti con... maledetto. Angelo crudele? Aia! Invocazione, oh! Oh! Cos'è sta roba? Pugno magico! Ah, debolezza all'elettro? Qualcosa. Pendente a sorpresa. No, ma dai, ma ho saltato. Ho saltato. Saltato. Va bene. Impegniamoci un pochino di più. Allora, barrier. Ricordare a Luca che è scarso. Ok. Niente sorpresa, va bene. Facciamo un saltino. Qualcosa mi dice che vince lui comunque. Cosa? Qualcosa mi dice che vince a lui. Ah, vabbè. Boh. Ah, questo fa malissimo. No, fa un'altra cosa veramente. Iniga e Kryoga. Quando lo lanci, ok. Ok. Quando si rompono sta affari? Madonna, però ho capito. Cioè, non hai capito che quello porta uno comunque, qualsiasi ha capito abbia. E poi tra l'altro è una mossa che aveva Ruby Weapon, questa anche. Ti mandava a uno tutto il party. Lui è ancora molto cattivo, sappia. Bene. Ha pure di salti. La mossa... lui è un po' schifo. Zack, famoso Dragoon. Bene, siamo usciti vincitori, Sephiroth, un po'. Beh, questo ti fa capire come effettivamente comunque l'avessi indeclinato. Sono stato scelto per dominare questo pianeta, ma smettila. Non è che ci sei solo te. Anche se vuoi, Kairi. In realtà i dragoni ci sono anche qua nel campo. È diventato un corridoio. Sì. Posso alzare? Mi sa proprio di no. Sephiroth. Se vieni spinto fino a bordo sarai sconfitto? Mi sa... allora partiamo un po' in vantaggio. Ti spingo io. Come la mettiamo?
in questo caso si fa barriera al cammino. No, no, si va di... andiamo di attrito. Guardalo. Questa spada sembra proprio bella pesante. Sì, adesso sì. Mi disp, Sephiroth, mi disp. Ho farmato troppo. Sì, ma chi se ne frega. Ma che altro che il gioco ti porta a farmare, cioè per fare tutte quelle cose che ho fatto. Devi per forza livellare, non puoi dire smettila di livellare. Livello 50, 52. Ecco. Anche di più. Ma comunque... Poverino, ce li hai fatti tutti i gradini. Gli scalini proprio qua, c'erano un sacco di ferite. Sono 35. No, non ha fatto tanto, però ha farmato due orette. Due orette contro i draghetti. Vabbè. La slot mi odia. E in effetti sì, a me mi dà un sacco di level up, non so perché. Ogni scontro è un level up. Anzi, io riesco a sollevarla. Un po' di fatica. Cresco come nulla. Insomma. L'ha trafitto e lui non ha preso niente. Vai Cloud. Devi sconfiggere Sephiroth. Vabbè che ce l'ho. Bada che balzi che fa. Ecco. Ma perché sta nebbia? E la nebbia family friendly. Sono i numen. Sonna. Bacara. Bravo Cloud. GG per Cloud. Vabbè sì. クラウド、よくやった。Non si sa come, ma eccolo qua, il cattivone per eccellenza. Questo ragazzo è interessante,
Ma se ce l'hai avuto sotto il controllo tutto il tempo, non te ne eri mai accorto, adesso che è qua in questa stanza. Oh, questo ragazzo è interessante. Cazzo, ma l'ha fatto l'esame d'ammissione alla Shinra, l'avete messo nei ranghi più bassi del che ci poteva stare praticamente. Maledetto Ojo. その翼、俺にもくれよ。OK. Angie. Va bene. Ecco. Povero ricercatore, non c'entrava niente, non c'entrava. Punti di vista. Qui non ci hanno fatto vedere, ma com'è che si liberava Zack? Forza di volontà con un pugno? Con un pugno sul vetro, semplicemente, ok. Vetro a terra. Claudio. È sempre un soldier, Zack, eh? Sì. A differenza di Claude, che è a mezzo distrutto. Missioni. Starà così per un po', Cloud. Cloud, cosa c'hai? La chiave del guardaroba. Guardaroba sarà... quest'altro? No. Questo? No. E qua forse hai qualcosa da leggere? Prima di usarla? Ecco, appunto. Non l'ho usata la chiave, non l'ho usata. Cioè, almeno non me l'ha chiesto. Eccomi qui, bandito in questa remota città di campagna. Sono arrivato pieno di speranze e felice di partecipare all'esperimento segretissimo del professor Ojo. Mi hanno informato che la procedura è già terminata e non vogliono nemmeno dirmi di cosa si trattava. Che ci faccio qui allora? Beh, fino a quando lavorerò con Ojo avrò una possibilità di essere promosso, quindi dovrò tenere duro. Diario del ricercatore, va. Tu non toccare gli armadi, dice Kairi. Non toccare gli armadi. Va bene. Non so quali armadi. Forse al computer potevi fare qualcosa? Non sembra. No, dietro, quello vicino Cloud. Ah, qui c'è un foglio, sì. Analisi di un fallimento procedurale. Caso fallito numero 1, soldi di prima classe, gli effetti desiderati non sono verificati. Causa accertata, forte resistenza alle cellule di Genova dovuta al condizionamento soldier. Ok, quindi questo è... Zack. Giusto? Che è l'unico soldier di prima classe, però non si sono verificati gli effetti desiderati, e cioè siamo stati resistenti al condizionamento delle cellule di Genova. Fante della Shinra, questo è Cloud. Una debole resistenza alle cellule di Genova ha causato un'intossicazione. La mancanza di risposta agli stimoli esterni indica gravi danni al sistema. Guarigione altamente improbabile. Rip. Mi dispiace, Cloud. Non puoi farci niente. Andiamo? Yes, go. E invece... (ride)
Scusa, ma da questo punto in avanti non manca tanto alla fine, no? Cioè, questo è il finale. Paio di capitoli. Che devo fare? Dai, è uscito. E legge i messaggi. Ok. L'agente Soldier morto. La recente serie di attentati è stata finora attribuita a un gruppo anti-Shinra, ma nuovi indizi sembrano puntare verso Genesis. L'agente di Soldier è riportata come deceduto in azione. Prima di tutto, i bersagli non erano solamente strutture della Shinra. Sembra inoltre che gli attentatori abbiano attaccato quei luoghi perché in cerca di qualcosa. È risaputo che Genesis fosse ossessionato dall'opera di Loveless, e alcuni sostengono che proprio all'interno del poema si troverebbe la chiave per comprendere questi episodi di violenza. Da ogni parte del paese arrivano resoconti di avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Le testimonianze hanno in comune numerosi elementi e portano a concludere che, in realtà, si tratta di Angel. La sua morte pareva certa dopo che Zack aveva ereditato la spada Potence, ma queste rivelazioni riaprono il mistero: che Angel abbia soltanto finto la propria scomparsa, o ancora, che la Shinra abbia perfezionato una tecnologia che consente di risuscitare i morti? Quale che sia la verità, noi continueremo a cercarla. Va bene, signor giornalista. C'era altra posta. No, però sono suggerimenti. Suggerimento: fondere le materie, dissipazio Esna, ignia veleno, electroshock scan, vigore. Ecco, ora è fondere electroshock più scan, gioco ne deve valere la pena, perché l'electroshock è fortissima. Quindi bisognerebbe vedere vigore cosa fa. Gli armadi non li ho visti comunque. Armadi sono sopra. Ok. Continuiamo a ricevere segnalazioni e avvistamenti di Angel. In questo aggiornamento riportiamo a tutti i membri del fan club la più credibile. Un uomo di stazza robusta che si pensa fosse Angel è stato visto nelle chiese vicine ai bassi fondi. Insieme a lui c'era una donna che indossava un abito bianco. Possibile che stia cercando rifugio insieme a una ragazza misteriosa? Se davvero le cose stanno così, preghiamo di ricevere presto conferma del fatto che Angel è vivo e sta bene. Andiamo, Cloud, andiamo! Ce la puoi fare! Koko de yasunderō. Yashiki no naka mite kuru. Oh mio Dio! Amici del fan club di Genesis! Manca poco al nostro memoriale annuale. Naturalmente, con tutte le segnalazioni che continuano ad arrivare, sarà più un incontro per augurarci un suo ritorno piuttosto che un memoriale. E anche quest'anno avremo degli oggetti speciali in vendita, delle copie di Loveless rilegate in pelle speciale. Ci auguriamo che partecipate numerosi e non dimenticate di acquistare la nostra edizione. Vabbè, bla 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 bla. Pelle speciale. Le facce buffe. Chiamano faccia buffa. Non ti ricordi? Queste castavano confusione. Sì, sì. Ricordo. Terribile. Qua c'erano anche quegli stranissimi con la cavalcavano il pendolo gigante. Electroshock Master. Shinra Beta, fortissimo. Io però vorrei un Shinra Beta Plus, perché Shinra Beta già ce l'ho. Ok. Quindi c'è da andare avanti così, ora è sicuro. Allora, torniamo indietro, va bene. Andiamo Zack, Cloud. Meno male che ci fanno vedere due passi e poi si va avanti, perché... Poi non so se Zack ha compreso cosa stavano facendo lì dentro. Certo, abbiamo letto i documenti, quindi... Posto. Esperto di meraviglie.
Con la presente, ah no, questo è annuncio personale 0210. Con la presente notifichiamo il cambiamento di status dei dipendenti in seguito riportati. Ok, va bene. Sephiroth, soldi di prima classe, ucciso sul campo. Zack Fair, soldi di prima classe, ucciso sul campo. Soldati di fanteria caduti, 2. Comunicazione terminata. Va bene. Certo, la Shinra così le dice queste cose. Cioè, muore il suo eroe più importante, che è Sephiroth. Caduto sul campo. Caduto sul campo. Dove, come, perché, no. No, caduto sul campo. Non si sa, non fate domande. E mia madre, siamo scappati dal villaggio quando è stato appiccato il fuoco. Quando siamo tornati, molto tempo dopo, era stato tutto ricostruito. Ma non ho trovato nessuna faccia conosciuta. Palazzi e persone erano finti. Scommetto che fa tutto parte di qualche macchinazione della Shinra. Li detesto. Tu però sei sempre stato gentile con me, così che ti ho lasciato un dono di ringraziamento. C'è un tesoro sepolto da qualche parte nel villaggio. Spero che lo troverai. Alla fine non siamo mai riusciti a trovare tutte le 7 meraviglie, ma possiamo considerare il villaggio come l'ultima meraviglia, vero? C'è un qualcosa che è nascosto al villaggio, quindi bisogna cercare questa cosa nascosta. Ok, ci sarà il premio delle meraviglie, immagino, visto che la settima è il villaggio. Ah, sì. Va bene, vediamoci un'altra volta la stessa animazione. Immagino per i eventuali guardaroba, a quanto pare. Esatto, vediamo. Eh sì, è stato tutto ricostruito tempo zero. Ora non mi ricordo quanto loro stavano nella cappola. Torna indietro, dopo. E niente, e non potevo tornare indietro, Kairi. O prendevo, cioè, o lo facevo prima o non lo facevo. Poteva fare? Cioè, non ti perché ero con Cloud, quindi non... No, non ha potuto fare nulla. Oh sì. Vabbè, sti cazzi, ma che fa? Cos'è il premio? Non lo ricordo. Andrà a sinistra. Beh, ma se ci vado ora, non cosa cambia? Non ci può andare ora. Non so se ci può andare più. Comunque dovevi proteggere Cloud, non te lo volevo dire. Ah, devo proteggere Cloud. Secondo te? Vabbè. Non potevo, cioè non potevo proteggere lui perché dovevo prima sconfiggere i nemici dentro il muro, praticamente. Infatti ne arriva un altro a prenderlo, vedi? Poi gli piace saltare. A me tanto. Ma smettetela. Vi mettete contro un soldier, vi mettete contro. Chi ve l'ha detto? Che scappa a destra e a sinistra. Adesso ne arriva un altro che verrà a prenderlo tutte le volte. Certo, sta cosa, se sei sottolivellato, è un inferno praticamente. Abbastanza. Ribadisco anche che tu stai giocando difficile. Posto? Certo che no. 13 metri all'uscita. Vabbè, non è che se arriva all'uscita poi è imprendibile, eh. Ma che una volta che arriva lì mi dice no, l'ho portato fuori, mi dispiace, dovevi farlo prima. È così, e lui scappa così, bellamente, a gambe levate. Rip.
Cosa regna rossa? Gnegnegne, esatto. Beh, siete morti. E niente, non ci posso più andare io a vedere la settima. No, dai che torna qui, quindi. Ah no, stavo fosse frizzato. Può, ok, adesso andiamo allora. お前の着替えを探してくる。その魔法漬けの服着たままじゃ良くなるもんも良くならないからね。ちょっと行ってくるからここで待ってろよね。 Ok. Cerca gli abiti per Cloud e la residenza Shirra. No, io me ne vado da qui. Me ne vado perché ci bisogna fare la settima cosa. Tre volte sbaglio. Dire che non è difficile. No, però tre volte vado di là. Ok. Quindi bisogna andare alla montagna, giusto? No. È a sinistra, mi ha detto prima. È al villaggio, a sinistra del villaggio, comunque, almeno credo, non so. Eri? No. Cosa? Cosa no? No, cosa? Ma è un villaggio. Dove sta il save? Ci sono dove sta il save? A sinistra, perfetto, lì. Lì. L'altra parte del villaggino, sì. È quello, l'ho visto, l'ho visto. Hai ottenuto Mura, esperto delle sette meraviglie del mondo. Vinibraim, sì, del mondo. A posto. Fatto, fatto. Vabbè, Mura. Cioè. Vabbè. Vabbè. Ok, ora dovevo cercare i vestiti per Cloud, giusto? Dove devo andare? Abbiamo una scena sexy in cui Zack spoglia Cloud. Ah. Devo farlo ogni tanto per guadagnare quello 0-0-4 praticamente. Sbab, esatto. Ok, allora. Salviamo, abbiamo preso le meraviglie. Un po' di fanboismo. E qui o non insomma, quello che è. Eressa. Gli armadi. Gli armadi. Dove sono gli armadi? Devo aspettare? Oh mio Dio. Oggi abbiamo un messaggio della nostra presidentessa che vorremmo condividere con tutti i nostri membri. La nostra presidentessa, è lei, è la tizia rossa, non mi ricordo mai come si chiama, Scarlett? Non credo. Ok, l'Italia d'argento, sì, giusto. Sephiroth non morirà mai, avrà vita finché l'avrò anch'io, perlomeno nelle nostre menti, ma non temete, ho un piano, ve ne parlerò al momento giusto. Tenete quel giorno con trepidazione, presidentessa H. Nonostante le sue parole siano criptiche, il messaggio della presidentessa c'è di gran conforto. Vi salutiamo calorosamente. Gli affari generali hanno comunicato che sei stato ucciso sul campo, ma questi annunci non sono mai veri, giusto? Dove sei? Cosa stai facendo? Cosa hai combinato di tanto grave che la compagnia ha dovuto classificarti come morto? Se sei nei guai, scrivimi, ti aiuterò, aspetto tue notizie. Ma in realtà io non ho fatto niente, cioè il povero Zack non ha fatto assolutamente niente. Zack evidentemente non ha mai capito come rispondere alle mail. Sì, fa parte quello. Ma... il povero Zack può solo ricevere, non le può mandare. Cioè, il povero Zack rientra nel cattivissimo piano di Ojo.
Qui, sulla destra. Bravo, eh. Qui, questo? Non poteva mandare un messaggio tipo sono vivo. Igniga! Ah, ci sono gli altri messaggi. Questo è il diario di cercatore 4. Abbiamo finalmente rilasciato i campioni in città, camminano ovunque, ma non sembra che vogliano andarsene. Inoltre, due di essi sono ancora dentro le loro capsule. Ancora una volta non mi è stato spiegato perché. Forse la procedura è fallita? No, è impossibile. Gli esperimenti del professor Roger non falliscono mai. Beh, capito che sono questi qua? È tutta colpa di Ojo. Certo che è tutta colpa di Ojo. Stanno parlando? Beh, sì, di noi. Di noi. È sempre ricercatore. No, però vabbè. Cioè, stavamo parlando anche di noi che eravamo gli unici due nelle capsule. Gli altri sono i classici, quelli che seguono Sephiroth fino al monte, quelli tutti incappucciati di nero. Quelli, insomma, non mi ricordo come si chiamano, ma sono loro. Leggi. La ricostruzione della città distrutta dalle fiamme è cominciata. A quanto pare i Tarks fanno da sovrintendente le preparazioni. Mi sarei aspettato di vedere il dipartimento urbanistico a capo della cosa. E no, deve rimanere segreta. Un Tarks con una coda di cavallo chiede spesso di parlare con il professor Ojo, ma viene regolarmente respinto. Si rifiuta di dire perché vuole parlare con il professore. Lascialo in pace, Tarks ha un lavoro importante da svolgere. Va bene. Dove sono gli armadi? Nell'altra stanza. Non so se c'è altri messaggi nel frattempo, sì. Sì. Notizia incredibile, domani il professor Roger tornerà in sede, dicono che ora sono supervisore del progetto. Ma chi sta supervisionando? Non ho nessun personale e non mi hanno nemmeno detto quando me ne andrò da qui. Forza, fatemi tornare a casa. Povero ricercatore. Invece. Abbandonato a se stesso. Ah, questi, li posso aprire adesso? Ce n'è uno figo e uno me. Li posso aprire? Apri quello me intanto, se si può aprire. Apro quest'altro? Ok, dammi la conferma, che poi io lo apro e ti dici no, cosa hai fatto? Prima al blu. Ok, prima al blu. Cinquemila kill. Vabbè. Ora quasi posso? Cosa? Quasi mezzo carretto, dico. Quasi mezzo carretto, esatto. Apriamo quest'altro. Ma non ho usato la chiave. O meglio, ancora non me l'ha detto che l'ho usata. Ce l'hai usata. Non me l'ha detto. Madosca, sti qua. Oh, basta! Non fanno vedere nulla. Che tristezza. Oh, guarda che bello. Tra l'altro quella è direttamente la... Giustamente è subito quella di primo livello. Peccato aggiungerei. Vabbè. Sono piccoli, ma ne hai un sacco, eh? Te la ricordi questa listina? I 23 concetti di Zote? No. Ah, gli anni. No, 23 piccoli desideri. Vattene a cagare. Oh, che carina. Na, Claudio. Ore Midgar e ikanakucha. Omae mo issho ni iku yo na. Madonna, ancora. Da qui un pianto. dai, vabbè. sì. Dai, lo lancio le granate.
Fuggi da Niblheim, ok, quindi... Oh mio Dio. Molto intensibile, taglio, ma lo sappiamo. Vabbè, dai, lo sappiamo, diciamo come va a finire, che c'è, nel senso, ormai... Non c'è più bisogno di piangere ormai. Madonna, quante mail. Gli ultimi momenti della sua vita, Zack li ha passati a leggere le mail, praticamente. Zack, dove sei finito? Avvertimi quando leggi questo messaggio, sei sparito da quell'incarico con Sephiroth, anche lui è stato dichiarato morto. Per caso si è mischiato la faccenda, ho sentito che... Secondo gli ultimi rapporti, Sephiroth è deceduto in missione, ma è ignoto come e dove sia accaduto. Quando il nostro team investigativo si è recato a Niblheim, il villaggio dove si dice sia morto Sephiroth, ha trovato una situazione assolutamente tesa. Una volta infiltrati, i nostri agenti hanno intervistato gli abitanti del luogo, che hanno dichiarato di essere completamente all'oscuro dell'accaduto. Sembravano sinceri, ma stranamente nessuno di loro aveva il tipico accento del posto. Cosa si nasconde tra questi misteriosi avvenimenti? Cosa si nasconde, giornalista? Zack, come stai? Guarda che qui siamo tutti preoccupati per te, dimmi dove sei, verrò a prenderti. Anzi, organizziamo una messa in scena, lasciati catturare da me, sono sicuro che così mi guadagnerò una maxi promozione. E poi, avvalendomi della mia nuova autorità, ti concederò la grazia. Aspetto le notizie, contattami il prima possibile. Luxier. Potessi aiutarmi, Luxier? Va bene, ce ne andiamo. Non posso saltare la scenetta. Ma smetti di saltare cose. Ma tanto si vede lui che lo prende, che fanno tre passi qua, poi fanno tre passi là e poi si passa all'area dopo. Guarda. Cioè, bene, abbiamo fatto tre passi all'uscita e adesso cazzin. Dai, soldier, dai, non ce la faccio più. Tutti questi passi. Cosa? Ha detto? Vado a ricognizione. Oh no. Occupati delle pattuglie e rendi sicura l'area. Ma che cazzo, perché c'è un fucile a cecchino per terra? Indovina. Si snipera? Sniper Elite Crisis Core? Ok. Mitraglia siamo 20, distrugge mitraglia siamo 20 e ti aspettano per tenerti in agguato. Alcuni fucili a cecchino sono nascosti lungo il percorso, raccogliono uno e utilizzano per distruggere il maggior numero di mitraglie possibili di pulire la strada. A seconda della parte colpita puoi infliggere una certa quantità di danni alla mitraglia semo vente. Batteria, danni ingenti, torso, danni moderati, gambe, danni minori, scudo, danni trascurabili. Ok. La batteria, non so dov'è. Punti distrutte e fuggite. Distruggendo le mitragliette semo vente, otterrai dei punti distrutte che potranno essere usati per potenziare il tuo fucile a cecchino. Ah, solo le mitragliette semo vente ti noteranno e se tenteranno di scappare. Ogni mitraglia semo vente che diventa fuggita diminuirà la ricompensa finale, perciò tenta di distruggerle prima che possano scappare. Durante la battaglia, anche i cingolati guardiani che distruggi o che fai fuggire vengono considerati nel conteggio dei punti di sotto e fuggite. Oh mio Dio, questa cosa è terribile. Non sono un gran tiratore. Vabbè, elimino le pattuglie. Ok. Abbiamo lo zoom. La batteria qual è? È quella dietro. Quella lì. Spara con RT, mira, Ma avevo mirato la batteria io. Meglio mirare in testa, a quanto pare. Ok, e ce n'è altre? Come faccio a sapere se ce n'è altre? Che cazzo? Vabbè, questo è quello per farti ci prendere la mano. Ok, quindi... Beh, guarda, proprio perfetto sistema di mira assistita. Oh, il faro di To The Moon. Ok. Perché c'è un faro tra l'altro qui? Siamo lontanissimi dal mare, no? Ok, vabbè, lì ce n'è una, chiaro. Ma non ce n'è altre. O meglio, non le vedo. Vabbè. Prendo il fucile e sparo, eh? Ora, io vorrei beccargli la batteria. Ma no, c'era scritto danni ingenti alla batteria, non è vero. Cioè, se lo prendo alla testa i danni sono tantissimi.
tutto pigliato la testa, che ne so, non lo ricordo io questa roba. Che perché capisci che è una cosa abbastanza... Sì, vabbè, punto. Ma perché da dire, tanto? Cioè, guarda. Ma perché qua adesso forse ce la fai a prendere la batteria nel caso, prima era più difficile. No, in realtà. E vabbè, quanti colpi ho? Ah, ma era precisissimo! Cioè, tu vedi, lo zoom non lo stavi usando, capisco. In testa, devo colpirli in testa. La cosa della batteria è una bufala. Ok. Ancora puoi potenziarlo, secondo me. Ok, potenza di fuoco, stabilizzatore di tiro, estensione di città, bomba intelligente. Bomba intelligente. Vabbè, facciamo uno stabilizzatore di tiro. Sono nascosti molti. Sono nascosti molti. Ma non mi sembra di vedere nessuno in realtà. Andiamo avanti, dici? Qui non posso nemmeno salire più di così, quindi. Ok. Ok, qui ce ne ha fatti vedere tre. Tanto ti dà un trofeo degli oggetti che comunque trovi nelle secondarie. Ok, sì, quindi è abbastanza inutile tutto questo. E... Ok. Ah sì, eh? E altri se ce li hanno nascosti, ma non li vedo. Anche perché l'area in cui posso muovere il mirino è abbastanza limitata, sia in basso che in alto. Quindi è soltanto sto corridoio praticamente. A meno che non ci sia qualcuno lì sopra. Ma non vedo niente. Potenziati. Ok. Che cecchino! Anni e anni di esperienza su Modern Warfare. Cos'era la bomba intelligente? Cos'era? Boh. Tra l'altro me l'ha fatta usare ancora la bomba intelligente. Non ce l'ho tra le opzioni io la bomba intelligente. Facciamo potenza di fuoco. Ciao potenza di fuoco. Ciao potenza di fuoco e gittata. Vai, facciamo uno a tutto. E siamo contenti. Ora qui destra, sinistra, destra è chiusa, quindi andiamo prima a destra. Ma c'è il mare allora alla fine? Certo, il mare! Eren! Se sono in gruppo, lancia la bomba e esplodono tutti. Ok. Questi stanno già andando a briscola praticamente. Ok. Basta, immagino che fossero questi tre. Giusto? Ok. Lì capo devi passare, c'è addirittura un tronco. Se mai. I nostri personaggi non riescono a fare... Prima sì, uguale. Dai, perché non fai un saltino lì per andarci? Devo fare tutto il giro, sei un soldo. Si lamentava del fatto che non poteva saltare da un punticino all'altro. Ho fatto, Gabriel, devi avere un po' di pazienza, nel senso, un gioco del 97, non è che... Puoi ignorare, puoi prenderti la bomba. Ok. Vediamoci la bomba, almeno vediamo anche la bomba. Elimino le pattuglie. Però la bomba qui mi pare sprecata.
E qua forse sì. Ma com'è che adesso ci vuole 87.000 colpi per uccidervi, eh? Vabbè. Tu non li hai visti i loro nomi, vero? Sì, Wedge. Wedge, l'altro come si chiamava? Pit. Ah, ok, perfetto. Giustamente. Ci sono praticamente... Non so se in tutti i giochi o quasi tutti i giochi. Ah, ok. Ma sì. Ok, qui c'è un altro bivio, a sinistra è chiuso, quindi... Infatti, sicuramente c'è. Continua a potenziare roba. Ah, che palle sta cosa. Ah, porca puttana, ho sbagliato. Subito a spararmi! Come hai fatto a vedermi? Usa la bomba. Ormai... Andiamo così. Ok. Lì non c'è nessuno. Potenziamo il fucile. Facciamo potenza di fuoco un'altra. Facciamo un giro. No, ho sbagliato, va bene. Due potenze di fuoco vanno bene. Ok, possiamo andare di là. Ok. No. Ok, sono tre. Sono molto lontani. Possiamo provare a usare la bomba, ma... Più che altro fuggite, che vuol dire fuggite? Cioè... Non scappano. Ma per ora nessuna è scappata. O non ce l'hanno nemmeno provato, quello. Ma... Dove te ne vai? Ok. Un'altra, mi pare. C'era un'altra? No. Non posso andare più di così, quindi... Ok. Forse questo barile nasconde qualcosa? Ah, era un esplosivo, ok. Potevano dirmelo anche prima che c'erano gli esplosivi, maledetti. Beh, pure te, cioè, siamo un barile di latta. Un po' di intuito, signora. Cioè, anche in Donkey Kong c'è il barile esplosivi. Capito, ma insomma. Va bene. Fine. Zacchi il cecchino, ci avete sbloccato. Faccia del dragone per uno, antima per uno, scatto per uno e fulgore per uno. Beh, insomma, i premi non sono male, eh. Beh. Certo, la fascia del dragone la si ottiene molto, molto salva. Prima, ma sempre, salva sempre. Mannaggia. Fatemi fare un po' di punti maestria. 0,43. 0,46. E 0,48. A posto. これからどうすっかな。あ、ノート。クラウドがいるとむちゃもできないし。アンジール、俺どうすりゃいい。シスネ。よし、シスネ。久しぶりだな。ザックス。 逃走中のサンプルって、あなただったの?
そういうこと。あの実験室で何をされたの？まあ、いろいろとね。なあ、シスネ。俺たちを連れ戻しに来たんだろ？頼む！見逃してくれ！軍なら逃げ切れると思ってたけど、タークス相手じゃさすがにきつい。ザックス、ごめん。これ任務なの。逃げたいのなら私は。Accidenti, non c'è bisogno di fare così, però. もし来たら次は本当に。E vabbè. Tanto Cloud è uno zombie. 今動くのは危険だ。今日はここで朝まで休もう。明るくなったら出発だ。ま、気長に行こう。沈め。彼は確かミブルヘイムであなたと一緒に回収された。どうして来たんだよ。来るなって言っただろ。彼様子がおかしいわ。どうしたの？魔鋼中毒さ。それも重度のな。実験のせいなのね。ああ、ce ne vado a fare un fosso nel letto, mi ricordo fino a domani. Va bene, cari. Se ci arriviamo al finale, non ne ho idea. Se la prende molto comoda per ora. No, non credo lo finiamo. Anzi, di sì. Ma alla fine gli avvenimenti non è che ne capita tanto da qui al finale, però magari. C'è qualche boss fight inaspettata, non lo so. Ci sarà sicuramente qualche boss fight finale, no? Non è che mi fanno morire Zack così. Che poi come funziona la fine di Crisis Core? Cioè, noi giochiamo Cloud? Ma guardalo, cosa vuoi? È come Red Redemption 2? Notte, cari. Buonanotte. Ah, oh, guarda dove siamo! Forte Condor! Giusto? Forte Condor quello, no? Caso, probabile. C'era una città sopra la montagna. Vediamo quante sfide deve affrontare il nostro Zack. È quello vero. Ecco. Sì, lo dici sempre, lo dici. È quella lì in alto, no? Forte Condor. Giusto? C'è anche un cannocchiale, praticamente. Potrebbe essere anche Cosmo Canyon. Ah, è Cosmo Canyon, bravo, bravo. お前は北条の実験に使われたと聞いている。プロジェクト S 用に加工されたジェノバの力を引き継いだ。そうなのか。
ma che schifo. これで俺の劣化は止まる。 あんた、おかしいよ。 モンスターの細胞さえ手に入れば、あとは不要。 モンスターはお前らだ。 いざ語り継がん。 君の犠牲。 世界の終わり。 人知れず水面を渡る風のごとく緩やかに確かに。 Cos'è sta roba? È orribile. Activating combat mode. Spietato G. No. Smetti di sputare, per favore. Cioè... Io sto una bomba di sta meraviglia. Comunque non me l'hai ricordato. Ok. Madonna, basta. Che è successo? Ah, pensavo di aver rotto tutto. Per favore non mi uccidere. Avevo anche le barriere, dai, ho 50%, 1800, ma non... Bulgog è pericoloso. Lo sapevo io. Nigga, non è di più. Ma smetti di spammare? Guarda che spam anch'io. Ce l'ho anch'io gli attacchi spam. E mi ha preso stavolta. Aia. Ah, non ho abbastanza PM, ecco perché non mi faceva. Yeah, però. Sì. Come se fosse. No, no, no! Ma vai a cagare, quanto veloce lo carichi? 5000 danni? Guarda quanto spam, io. Buone stelle. Buone stelle non serve a niente, è soltanto per aumentare la cosa, l'OMD. Infatti adesso diventerà divino. No, è diventato altissimo. Va bene. È tenuto spazzata. Va bene. Mai vista spazzata. Sono pericolosi i tuoi capelli, Zack. Tienili al sicuro, perché qui se te li rubano tutti ci creano un esercito di questi mostri e siamo finiti. Se li combini con un progetto G. Dove starai? No. Povero Cloud. あれあれ。クラウド。俺田舎に帰ってきた。ああ。
Coco, Gongagada! Eh sì, quello che restava. Quello che resta di Gongaga. Gongava. Gongaga. Com'è? Gongaga. Gongaga. Per me, poi non lo so. Yappa, uchi ni wa kaerenai yo na. Zettai sakimawari sareteru mon na. Sta moto non la spenge mai. Chotto mattete kure. C'ha carburante da, da sprecare. Cloud non sta morendo di avvelenamento da Mako, sta morendo da intossicazione al CO2. Potrebbe anche essere. Oh, yeah, troppo monossido di carbonio. Ofukuro genki ni shiteru kana? Kiken daro kedo, mura made modoru ka? Va bene. Dirigiti verso Gongaga. O Gongaga. Allora, mappa, qui c'è una missione secondaria. Dove? Ah, quelli. Quegli scrigni sono impossibili da raggiungere. Un metro di grata. Vabbè. Povera spada. Quando dice colpisco non con la lama, perché sennò si cosa tutta. E poi colpisce le grate di metallo con la lama. In realtà usava l'ampia. Mi dispiace, Grifone, non volevo. Mi dispiace. Poverino. Ok. Posso muovermi? Ok, grazie. Bene, mentre fai queste cose divertenti vado un attimo in bagno. Va bene, prego. Grazie, grazie. che fava. Cosa uscirà? Un altro grifone. Va bene. Activating combat mode. Mi dispiace, grifone. Ma fai un sacco di danni tu. Devo stare attento a questi grifoni. Una spirga? Certo che sì. Vabbè, saltiamo la scenetta. Tanto è sempre la solita cosa. 6000 gil. Va bene. Potrebbe anche spostarli con le mani, questi barili, invece che farli esplodere rischiando di uccidersi. No. Corona Hypnos. Va bene. Abbiamo fatto. Cosa arrivo? Cazzo, troppa roba. Guarda che il giornalista dice sempre ovvietà. Allora, sentito dire che queste due cave del laboratorio sono fuggite dal Nibali, se parla di te, Zack. In questo caso guardati alle spalle, perché è stato mobilitato un intero battaglione, ti stanno inseguendo in gran numero. Fibbio, ne hai combinato per meritare tanto? Non mi importa, se sei un amico della Shinra, sono dalla tua parte, cerca di tornare tutto intero, amico, promettimelo. Promettimelo. Continuano gli avvistamenti di Angie, ma molti risultano sospetti. Come per esempio il più recente che sostiene che sia stato abbattuto da un cane randagio. Nel caso in cui la Shinra possa resuscitare i morti, questa tecnologia è davvero affidabile? O l'eroe di soldi era avuto la peggio perché è ferito o malato? O forse queste non sono altro che voci infondate? Questo giornalista non si fermerà di fronte a nulla per arrivare fuori da questa storia, va bene. Gli avvistamenti di Angel continuano senza interruzione. La notizia di Angel vicino alla chiesa si è rivelata falsa. Si tratta infatti di una creatura vivente non identificata, la cui stazza somiglia a quella di Angel. La donna della chiesa ci ha detto che è lei a occuparsi della creatura, che da qualche tempo vive nel vecchio edificio. Un'altra fonte ha riportato che Angel, ferito e debole, sarebbe stato attaccato da alcuni cani randagi. Che si trattasse davvero di lui, restiamo in attesa di ulteriore. Nulla, nulla, perché tanto il giornalista dice sempre ovvietà o cavolate. Tipo, è stato avvistato Angel in città, lì quell'altro, ma in realtà è stata smentita quella voce. Poi è stato avvistato il cane, qui diceva, nella chiesa, però la ragazza, che penso sia Eric, ha detto che si occupa da lei di lui. Tutte robe che sappiamo. E poi, amici del fan club di Genesis, manca poco alla nostra festa della resurrezione di Genesis. La segnalazione continua ad arrivare
rinforzando la nostra speranza che il suo ritorno sia vicino. Riuniamoci e rinforziamo la nostra fede nella sua rinascita. Oggetti speciali in vendita per questa occasione, fedeli del cappotto di pelle di Genesis, va bene. Beh, bello però il cappotto di Genesis. Cappotto rosso. Ok. Siamo finiti in Kingdom Hearts praticamente. Ok. Qui non c'è nulla. Ma io c'è il coso qui. Non posso andare a fare il barbino a giro. Guarda che cittadina carina, tra l'altro. Con architettura strana, poi. まあでも浅はかだった。あんたの言う通りだ。 俺たち行くわ。 気をつけてね。 いつも以上に警戒が厳重よ。 あなた以外にも この村に来てる人がいるらしいの。 Un altro bersaglio? Dove? Angel. そうか。 そうか。 あなたが倒したんでしょ。驚かないのね。 神羅屋敷から出られたのは あいつのおかげかもしれない。 なるほど。 目撃情報は本当だったのね。 でもどうしてゴンガがなんかに来たんだろう。 あなたに会いたがっている。 Genio. 何があるの。 いるなら逃げろ、アンジル。 タークスが見張ってるぞ。 10分だけ時間をあげるわ。それを過ぎたら私はタークスに戻る。戻る？今はそんな気になれない。ご両親に悲しい報告はできないもの。お袋どうしてる？心配してるわ。 こんなことになってしまったらもうお嫁さんにいられないんじゃないかって。なんだよそれ。いいご両親ね。とっても元気よ。そうか。元気ならいいや。本当。あんたのとこは？ 私は神羅に育てられたの。 Vabbè, ma tutto sto, cioè muoviamoci, siamo dei fuggitivi. そうね。よろしくってよ。嫁にどうだって言われると思うけどね。もう言われたわ。 なんて答えなんだよ。死すね。それ本名じゃないの。ほら、あと5分よ。アンジール。やっぱりアンジール。i capelli bianchi。待ってくれよ。 Il decadimento lo sta facendo secco. Anche Genesis aveva qualche ciocca bianca, si stava intravedendo. Prima c'era un Maul, aspetta. Lui era bello provato, Genesis. Divisione investigativa top secret, la lista negozio è stata aggiornata. Fammi vedere che negozio è questo. Enica, Kryoka, Fulgoga. Jack, ciao, benvenuto, buonasera. Otta colpo, tumulto, bombardamento, meteo colpi, onda curativa, buone stelle. Ma non ci sono quelle che voglio, però. Io voglio giara magica e quella del Moguri. Allora, cosa? Non siamo ingordi, su via.
Sta abbastanza bene. Tu come stai, Luca? Tutto bene, tutto bene. Un po' stanchino dalla giornata di studio, però siamo qua, siamo qui. Allora, queste sono tutte molto comode, però appunto sono tutte mosse, quindi non è che ci interessino proprio di tanto. Certo, potrei comprarle tutte per avere nell'inventario, va bene, facciamolo. Ma comunque ce l'ho nel negozio, quindi o comprarle o non comprare la solita cosa. Io ve l'ho detto appunto, voglio gialla magica, perché la gialla magica ci dà i premi fighi. E il Moguri invece ci dà... Ne ho comprate due item multi, va bene. Il Moguri invece ci fa livellare istantaneamente al massimo tutte le materie che abbiamo equipaggiate, quindi è molto molto comodo se vi capita, ovviamente. Certo, può essere comodo e scomodo, dipende quando vi capita. Ok. Un altro baule. Allora, quello l'abbiamo fatto, questo l'abbiamo fatto, qui a sinistra c'è qualcosa, sicuro, esatto. E di là si torna indietro, quindi immagino che sia tutto. Il salvataggio. Ah, allora, devo andare di là, però anche di qua devo vedere, no, di qua ho già visto, a posto. Salviamo? Perché no? Ok, 20 ore e 41 comunque, non so quanto deve durare sto gioco, ma noi siamo al 50% delle secondarie. Essenzialmente c'è un dungeon. Cosa? C'è una specie di dungeon da fare. Ok. Non è tantissimo, ma non lo so che intenzioni hai. Ma non lo so nemmeno io, perché se... cioè, siamo a quel punto, no, classico, dove si dice vado avanti fino alla fine oppure mi fermo qua e finiamo, però essendo, cioè, io non conosco quanto ci vuole. Certo, ci possiamo aspettare che l'ultima live potrebbe essere abbastanza per finire da qui in avanti, no? Sì, no, l'ultima live è sicuro finisce, c'è la prossima. Ok, ma quindi ci fermiamo qua? E finiamo la prossima volta da qui? Perché finiamo la sezione. Va bene. Che sicuramente siamo vicini. Ok. Ma la prossima live finiamo Crisis Core e poi ci guardiamo Advent Children. Tanto vero. Non credo che sia molto legale farlo, però. No, sicuramente no. Ante. Le mura l'ho fatto. Sì, ma gliel'ho interrotto con parte del pendente. Parassita è bastardo, lo sapevo io. È dissipazio, guardalo. Guarda, 25.000 di critico. No. Dai, dammi Cloud. Dammi Cloud. Ok. Che ho visto che devo... devo fare ogni abilità tipo 5-6 volte per ottenere un premio. Ancora in piedi, Ma qualite forza. Guardate, ci sono sempre le secondarie, se un po' cazzeggiare. Ah sì, quello di sicuro, ma infatti... oddio, quale secondario però? Cioè, le missioni? Sì. Vabbè. Horanda, anta, yatta no ka? Ah,
ジェネシスに殺されかけてな。生き延びるためには仕方がなかった。ジェネシスの細胞を少しな。劣化してるぞ。あんた。pure la giacca sta decadendo. Sì, sì. Ma di tutti, vedi, anche per la Genesis proprio. 悲観してはいない。Quelli dicono cellule S, cellule S all'infinito. Megami no okurimono. Junsui no S-saibou sae areba, rekka nado mondai de wa nai. Junsui? Trovate la spazzola di Sephiroth. Omae, futari de nigete ita. Ya, toubousha wa futari. Moto soldier to ippanhei da. Sono ippanhei koso ga.最後の純粋 S 細胞の持ち主。おい！最終章へつながる4章最後のフレーズを知っているか？Se non me l'hai già detto。いざ語り継がん。君の犠牲。世界の終わり。人知れず水面を渡る風のごとく。緩やかに。確かに。犠牲とか終わりとか鬱陶しいんだよ。この美しい詩を理解できないとは気の毒だ。まあ無理もない。俺でさえ理解できない部分があったからな。女神の贈り物を手に入れるための最大の謎。おい、ディチェロ水だ。そしてようやくライフストリームにたどり着いた。は？失われた最終章には様々な解釈が存在する。だが、正しいのは俺の解釈だ。それを証明してみせよう。ろくでもないこと考えてるな。けっ！Sì, però povero Zack, hanno tutti le ali. Se volassimo tutti a destra e a manca, e il povero stronzo qui appiedato deve correre. Come Forrest Gump. E torniamo al reattore. Tra la sua progressiva degenerazione, videogioco balordone. Degenerazione di chi? Perché Genesis è un po' che degenerato. Genesis più che progressivo mi sembra sempre lì. Cioè è dall'inizio del titolo che batte la testa sul solito concetto. E ci ripete sempre le solite tre frasi. Maledetto. Sì, è un pochino così lui. Ma come di chi? Non vedi che i capelli stanno sbiancando? Sì, ne abbiamo discusso prima, signor Drago, allora! Se non segue le live, non è colpa mia! Ma come di chi? Sì, ciao, Drastico. Saluti, Jack. よし、やってやれ。Raccogli gli scrigni del tesoro che scendono dalla cascata, ma presta attenzione ai mostri che potrebbero cadere di tanto in tanto. Se riuscirai a evitare i mostri rimarrai paralizzato prima di buttare l'eventualità per cancellare l'effetto. La ricompensa aumenterà in base al numero di scrigni raccolti, perciò evita i mostri e cattura quanti più tesori possibili. Ma devo aprirli i tesori o devo soltanto andarci sopra? Non lo chiedere, neanche mi ricordavo che ci fosse una cosa del genere. Ok, devo soltanto prenderli. Va bene. Beh. Emozionante. È molto emozionante. Poi sempre... Sempre a destra e a sinistra dei nemici. Poi c'è un bolo a sinistra e un bolo a destra. Che non è sceso. Ok, è sceso adesso. Centrale. I nemici sempre destra e sinistra. Bolo a sinistra e bolo a destra. Allora. Vabbè. No, è evidente. Perderebbe il suo stato di grassume un ticcio riscaldante. Saluti ciccio su qua, c'era a farmi la doccia, zozzone. Io ho fatto la doccia nel pomeriggio. Bravo, bravo. Jack, bravo.
non ci riduciamo alla sera noi. Un pugno goblin, gran pozione di trasposizione. Oh, un pugno goblin, interessante. Il cacciatore dei tesori nella cascata. Wow, che achievement. Stanno rubando Cloud. Esatto, l'achievement più difficile della storia del videogioco questo. Ok, allora, qui abbiamo raccolto tutti i bauli prima, quindi non dovrebbe esserci nient'altro. Salviamo. E andiamo. Ci sono un po' di Tarks da picchiare, voglio picchiare un po' di Tarks. Credo! Nigerò! Shum. Eccolo. Che ce l'hanno con Edge? È diventato Metal Gear comunque tutto questo. Sono tutti vecchi adesso. All'improvviso. Ah, dobbiamo picchiare Hollander? Ma povero Hollander, ma perché? Che cos'è questo? Il combattimento contro Zote? Ma che vuol dire? Sì, sì. Questo tira fuori i vermi dalla borsetta, ma io dico. Però hai un sacco di HP, signor Hollander. Ma ha dimenticato la spada. Avevo già visto questo. Guarda quanti danni che abbiamo fatto. La borsetta è fissa. Sì, non ha senso. Sta cosa non ha senso. Questo combattimento non ha senso di esistere. Ma che se ne frega. Cosa? Sì, gli ha fatto l'alito letale. Forse sì, sì. Borsa. Ma è la borsa. Ah, ti sento male, Eric, non so perché. Ah? Ti sento male. Non ho fatto nulla io. Ok, ok. Notte Jack. Buonanotte Jack, grazie per essere passato. Ci sentiamo domani. Ha difesa alterata, buono. Hai sconfitto Hollander, ma lui è sempre in piedi. Da come ti brama. È svanito nel nulla. Va bene. Zack è rimasto anche lui interdetto. Ha detto, oh, che è successo? Nanda yo. Anna no ni yarareru nante sa. ファーストのようには戦えない。私はアンジールのコピー。コピー?ラザードだ。 What? ジュノンからホランダを連れ出したのはあんた。なんであんなことを。復讐のためにはホランダの力が必要だった。 Vendetta su chi? Su Mojo? ジェネシスを支配していた復讐のことなど忘れてしまった。代わりにあるのは 君たちを助けたい。ジェネシスを救いたい。いや、
もっと大きな気持ちだ。そう、私は世界を救いたい。不思議でも何でもない。それがアンジールなんだから。ジェネシスは女神の贈り物を手に入れようとしている。しかしそれは何だ。いや、何であろうと阻止しないとな。俺にはあいつが言ってることをさっぱりわからないんだ。どうしたらいいんだ。アンジールが導いてくれるかな。なるほど、そうだな。統括。統括か。なあザックス、夢は何だ。ああそうだな、英雄になることだな。叶いそうにない、いい夢だ。何言ってるんだよ。力を貸してくれよ。アンジールと一緒にさ、みんなでやり遂げたら俺たちは英雄だ。少なくとも俺は認める。さてザックス、ジェネシスの居場所は？は？なるほどな。Va bene. Sì, come si permette, tra l'altro, effettivamente, o ha giocato Final Fantasy VII o non può permettersi di dire una cosa del genere. Però, insomma. Credit Core Final Fantasy VII Reunion. Cosa vuoi fare? Salvare? Sì, certo. Saremo tutti eroi. Achievement sbloccato. Ok. E da qui in avanti penso che parta l'ultima, se non la penultima missione. Karingo a Banora de Shikasodatanai. なんでまた。バノーラの土壌に原因があるらしい。ジェネシスはいつもバカリンゴを持ち歩いてた。なんで気づかなかったんだ。ずいぶん変わったもんだ。Le rovine di Banora. Beh, diciamo che è migliorata. povera Manora, però nel senso adesso è molto più bello. Cloud, tanon de ika. Ah. Non da. Ok, ok. Beh, ci stanno sbloccando anche un sacco di missioni. Io direi che ci possiamo fermare qua e chiudere un pochino prima la live. Mi sembra il settings proprio per un'area finale da qui in avanti, quindi sì, fermiamoci qua, almeno mi faccio tutte le missioni e vedo se posso farle tutte, perché poi le missioni sono bastarde. Ora, se c'è un punto di salvataggio, c'è per caso prima? Mi sa che non posso tornare indietro. No, sono andato avanti. Allora vado avanti un po' con voi, vediamo che succede. E al primo punto di salvataggio stacchiamo. Come di solito succede, spero. Ora non c'è un punto di salvataggio. Questo potrebbe. Oh mio Dio, ora spunta Genesis, c'è lo scontro finale. E scendi. Beh, anche perché controlla l'area ancora un po', gioco. Cioè, cosa mai dovrei controllare? Esatto. Questo è il dungeon più o meno che dicevo. Ok. Fa un save, lo trovi. Teoricamente. Sì.
Oh, Loveless. No. バノーラホワイトジュース。あ、no。全国農産物コンテスト加工品の部最優秀賞。へえ、すごいな。このジュースを考えたのはバノーラ村のジェネシス少年。はあ、nessuno ci ha pensato。すげえすげえ。ジェネシス少年のコメント。とても嬉しいです。でもジュースだけではなく、そのまま食べても美味しいんです。両親と一緒に英雄セフィロスにリンゴをご馳走するのが僕の夢です。ジェネシス、va bene。俺にできることはあるのか。 certo、 perché Ojo ha fermato gli esperimenti? Cioè, se Sephiroth è prima di... ancora non c'è salvataggi comunque, eh? Cioè, io boh, devo andare nelle scale, quindi qua ci sarà qualcosina. Qua mi sa c'è tipo l'uscita, non lo so, non c'è niente, assolutamente niente. Sono costretto ad andare avanti, Eric. Nada. Un macello. E certo, appunto, non mi è chiara sta cosa. Per... ma ancora nemmeno qua un salvataggio. Ma mi stai prendendo in giro, gioco. No, qua ci sarà per forza. Ma di solito c'è prima dell'area. Sì, di solito sì, è vero. Eccolo, eccolo, eccolo. Ok, allora ci fermiamo qua. E siamo contenti così, anche perché abbiamo un sacco di missioni. Posta, posta, no, non c'era niente. Cioè, sì, è arrivato qualcosa nei suggerimenti, di sicuro, vedi, fondere le materie. Con Lemosita ce l'ho, Spazzata ce l'ho e Crioga Infernale ce l'ho, quindi non mi interessano. Sono molto, molto così, questi tutorial di fusione delle materie. Non è che ti dicono molto, è tutto molto a caso. Niente ti spiegherà mai come funziona il sistema veramente, a meno che tu non vada a spulciare le guide online, che sono tra l'altro complicatissime. Allora, qui abbiamo sbloccato un sacco di cose in realtà, non me l'aspettavo, però me ne manca uno. Che cavolo è lui? Beh, se da quel lato sarà un nemico, non lo so. Beh, sì, non so se fa parte. Sì, dovrebbe essere degli speciali. È un bel Chiactus, sai? Dici un Chiactus? E dove cavolo si prende? Alla Sciera, non lo so perché non te l'ha dato. Forse dovevi seguirlo. Ma non ricordo. Cioè, a occhio dalla forma è un Chiactus. Sì, sì, lo... sì, penso anch'io. Penso anch'io. E poi vabbè, Fenice non è mai capitata, RIP Fenice. Genesis siamo al 10% di progresso ancora e tutti gli altri un po' siamo medi. Quindi devo usare Genesis, cioè devo usare tutti, però insomma, quelli lì principalmente. MG siamo a livello massimo. Grazie. Appunto, c'è poco da fare, però questi qua sbloccano un pezzo di armatura Genji, che sono i pezzi più forti di armatura che si possono trovare in questo gioco, quindi... Hai finito il gioco, non ti serve. Esatto, vabbè. Hai salvato? Non ho salvato, ora salviamo. Allora, e poi tra l'altro a me mancano un sacco di missioni. Sì, vabbè. Tu ora qui 1-5 ce l'abbiamo, vedi? Mi mancano le 2-3, le 2-4, le 2-5. Poi mi mancano queste. Poi queste. Insomma, ne mancano un po' e via. Siamo al 50%, mi mancano metà missioni. Che sono parecchie, cioè delle nuove... Devo dire, ma non so se le sblocca, cioè non so se finisco queste e mi sblocca queste altre. Anche questa, Misteri del Mondo M10-1, non ce l'abbiamo. Ci abbiamo 2, 3, 4. Pensa che era quella forse allora. Boh, come si sblocca? Come non si sblocca? No. Chi lo sa? Anima Heike, tra l'altro, Forza della Natura, Mega Ene. Targa dell'anatema. Che ora che premi interessanti.
La Gaen è cos'è? Cura 100% se non sbaglio. Non ne ho la minima idea, ci sta. Se non sbaglio è cura 100%. E, tra l'altro ha anche annesso PV 200%, che è tantissimo per essere base. Beh, esatto. E sarei curioso di vedere Anima Ei che cosa fa. E anche forse la natura, visto che sono due oggetti equipaggiabili ma dal 100% delle missioni. Non e poi, credo di certo. Queste missioni sono difficili comunque. Cioè, le missioni che partono dal 7 in poi sono veramente, veramente toste. E toste nel senso che ci sciottano. Quindi... Vedi tu. Beh, teoricamente potresti provare a farti il pugno costoso per quello che vale. Cioè, l'hai capito come funziona il pugno costoso? No. Secondo te, una materia che si chiama pugno costoso, cosa potrà mai usare? I soldi? Gil? Sì. Quindi lancia Gil in faccia alla gente? Per questo hai un sacco di soldi. Ah, ok. Ah, li lancia in una volta sola? No, non li lancia, dai un pugno che comunque ti fa spendere soldi, credo, se non ricordo male. Ok, ok. Fa una valanga di danni vergognosi. Ok, va bene. Allora, cercherò di farlo. Non so come si fa minimamente, ma cercherò di farlo. Nel senso... Ti ripeto, io non so neanche se l'ho mai usato il pugno costoso, perché cioè nella fusione della materia uno può dire vabbè, facciamo sto pugno, prendo il pugno magico e però devo forse col pugno goblin viene un altro pugno magico. Ora è elemosina, potrebbe essere, però vedi che pugno magico più elemosina mi fa elemosina. Forse devi mastrarlo. È anche vero. Se no proviamo col pugno goblin e l'emosina. Però mi dà sempre l'emosina. Quindi proverò a portarlo a livello massimo e vedo cosa succede. E vediamo un po' come fare questo pugno costoso. Comunque online troverò qualcosa. Va bene, va bene. Siamo arrivati nel finale. Non vedo l'ora di finirlo, di vedere quali sono stati gli scontri finali di Zack. Effettivamente... Sì, è molto bella quest'area, effettivamente. Ricorda un'altra area. Questo Crazy Score. Ricorda un'altra area, comunque, Eric. Con quest'acqua, i cristalli e tutto il resto. Quindi, particolare. Quale area ti ricorda? A me ricorda quella famosa. Quella dove il vecchio villaggio degli antichi. Ah, ok, sì, un pochino ci somiglia. E nulla. Va bene, ragazzi, dai. Continueremo la prossima volta, che sarà lunedì sera, salvo cambiamenti. Più probabile martedì? Va bene, allora comunque... Ci torniamo, ma più probabile martedì. Esatto, esatto. Poi tenetevi aggiornati, sempre sui soliti canali. Spero che vi sia piaciuta la live, come sempre, a me mi ha preso molto. Stasera siamo stati un po' più in silenzio, ma c'erano tante cutscene, c'erano tante cose da vedere, da ascoltare, insomma, è stata molto... La prossima sarà ancora di più. Alla faccia, faremo un po' di discorsi. Anche perché appunto, ho detto, non mi torna perché Ojo non abbia continuato su quella via. Cioè, perché Ojo non ha continuato su quella via? Quale via? Sulla via del progetto GS, però, quello di Sephiroth. È perché ha avuto solo fallimenti. Però Sephiroth gli è uscito bene. Capito. Cioè, anzi, gli è uscito il meglio tra tutti. Cioè, Sephiroth l'ha fatto in modo diverso, però, anche quindi c'è anche lui. Sì, no, Sephiroth ha avuto la fortuna perché aveva il sangue di un antico dentro di sé e quindi magari queste cose... No, aveva solo le cellule di Genova dentro di sé. Però è stato partorito così, cioè... Ma la madre di Sephiroth non era una cetra anche lei? No. Come no? Era cosa? Come si chiama? E com'è che Ojo si è messo con questa qui? A che gliene fregava di questa qui a Ojo? Semplicemente per fare un bambino, per tirare fuori Sephiroth? Sì, Lucrezia. Lucrezia, esatto. Quella dentro la caverna, questa stava dentro la caverna. No, non è assolutamente l'antico, esatto.
E quindi perché Sephiroth è così speciale in confronto a tutti gli altri? Ma Sephiroth l'hanno fatto nascere così, quella si è impiantata proprio le cellule. Ah, ok, perché quindi è una cosa diversa. Poi anche sicuramente una componente di caso in tutto ciò, perché comunque cioè la percentuale di successo comunque sarà bassa. Va bene, sì, Sephiroth è stato proprio quello che è uscito perfetto. Non ricordo di nulla, non ricordo niente. È un dettaglio, un dettaglio. E cioè, penso sappia cose di te Harry Loria che non probabilmente adesso te le saprà. E niente, quindi va bene. E poi non ha più continuato. Perché? Perché era troppo rischioso, erano meno rischiosi gli altri esperimenti, non ne ho la minima idea. Poi si è spostato su un altro soggetto. Ci avrà avuto anche altro da fare, insomma, non è che gli mancavano gli esperimenti. È vero, però noi non sappiamo, cioè, gli esperimenti di Ojo alla fine sono strani. Si è messo a fare i mostri, si è messo a fare altre cose, cioè... Sì, quindi nulla. Appunto, io speravo che in questo Crisis Core ci raccontassero di più del complotto di Ojo. Perché poi alla fine anche questo di Zack e poi il povero Cloud è tutto un suo complotto per raggiungere un determinato obiettivo. Però anche in Final Fantasy VII originale, nonostante campiamo poi, in realtà da ora in poi lui lavorerà alla teoria della reunion. Ok, quindi del sì, va bene, sostenere comunque Sephiroth alla ricerca del posto idilliaco che la Shinra vuole a tutti i costi, perché appunto è il fulcro di tutta l'energia Mako per loro, dove vogliono costruire nuova Midgar e tutto il resto, ma poi si rivelerà un fallimento, ovviamente sappiamo come va a finire. Sephiroth ha una faccia da fattore, dovrebbe usare Ash.